Tutti amici di Backdoor Podcast, e rieccoci nella consueta live del lunedì. Eh, con me ci sono Stefano. Ciao, ciao a tutti e Fabio, il nostro cavolo. Ciao, ciao a tutti. Oh, lunedì, che dite? È stato un weekend in cui non è successo niente di che, vero? Non non no. c'è stato nessun stravolgimento, la solita noia nell'LBA, il solito il Questo solito. È tra -tra. Tra -tra. <ride> <ride> Però, prima di giungere, ai... <ride> prima di arrivare alle... Alle... Insomma, alla sorpresona che... che ormai sappiamo tutti. Intanto, salutiamo Guaglia che c'è, è presente. Ciao, Doc. E direi che possiamo andare dal, cronologicamente, quindi iniziamo con la partita. Una delle partite del sabato sera, che non so se era il big match, però era comunque una delle sfide, sicuramente più attese. Ovvero Venezia-Brescia, Venezia che dire sta iniziando probabilmente a, a ingranare. Sappiamo che Venezia ci mette tanto, uh, insomma, che ha i suoi tempi, inizia sempre un po'. Uh, se vogliamo, soft, e, e però invece, invece quest'anno insomma questo, adesso sta iniziando un po' a, a entrare nei nel, nel, insomma a entrare in forma. Uh, ho visto allora sono partiti forte subito dando tanto spazio a VAT uh, che comunque ha allargato il campo. Uh, anche quando c'era Tessitori anche lui comunque uh, un lungo in grado di, di farlo di allagare il campo di uh, di essere sul pezzo diciamo di, di farsi trovare sempre pronto uh, ha avuto è stata io l'ho definita quasi una partita a scacchi perché uh, magari venezia metteva il doppio play quindi con de Nicolao e Granger o de, o Granger e Spissu, e la stessa cosa faceva Brescia di là con Nicolic e la Quintana. Insomma, era anche dal punto di vista tattico è stata piacevole. Eh, Brescia che ha cercato comunque di difendere forte, di difendere duro, soprattutto nel, nel primo. Soprattutto nel, nel primo tempo ha fatto una difesa molto aggressiva eh, e, e di conseguenza ha trovato diversi punti in transizione. Mm, poi nel, um, Venezia invece insomma, ha il suo gioco fatto di pick and roll, ha uh, tante triple, uh, Insomma, ha giocatori che possono colpire in qualsiasi modo. E nel finale, nel finale secondo me, Venezia ne ha avuto di più. Eh, perché eh, comunque ha trovato anche dei jolly ha trovato un ha rispolverato Brooks che era un po' di partite che era, veniva da un po' di alti e bassi o meglio magari era positivo più in difesa che in attacco in attacco si vedeva poco invece ha messo quella che probabilmente è la tripla della vittoria eh, De Nicolao l'ho già citato comunque sempre in palla sempre sul pezzo e, e insomma De Raffaele comunque ha trovato, è riuscito a trovare, insomma, eh, a dare una quadra, a dare un, un, um, un senso a questa squadra che a volte sembrava un po', un po smarrita, ecco, non sembrava soprattutto in campionato, ecco, Venezia in Coppa sta facendo decisamente bene, eh, in campionato a volte era un po' rivedibile, se vogliamo. E, e Brescia, Brescia invece nel finale si è proprio persa. Si è proprio gli ultimi 5 minuti, forse in debito d'ossigeno, forse non, non, anche mentalmente mi sono sembrato un po' fuori giri, un po' fuori uh, un po' poco sul pezzo. Ecco, tanto mi sono piaciuti nei primi 30 minuti, se vogliamo anche 35. Eh, tanto nel finale c'è proprio il rammarico perché comunque è stata anche avanti per diversi tratti della partita Brescia è meritatamente secondo me perché ha fatto vedere un bel basket proprio sui due lati insomma era è stato un bel vedere Brescia nel, nel finale invece è così spariti eh, spariti sul più bello e quindi insomma Venezia assolutamente meritato perché è salita di livello soprattutto in difesa e e quindi, questo è il basket. Il basket si gioca in 40 minuti. Come mi potete ricordare anche voi, e Brescia insomma, ha giocato un buon basket, non per 40 minuti. Ecco, mi verrebbe da dire. Eh, forse Stefano ha qualcosa da, da dire anche. Sì, allora mi accodo a quanto hai detto. Secondo me, la cosa positiva per Brescia, nonostante la sconfitta, è che è riuscita a imporre la sua partita. 30 minuti dove si è corso abbastanza. Eh, difensivamente, secondo me, non impeccabile. Però, comunque grande pressione sulla palla: grande, tra virgolette confusione organizzata per alzare il ritmo della partita e costringere Venezia a correre e non a giocare a ritmi più lenti. Che sono la cosa che preferisce fare, eh, diciamo che la Venezia ha avuto più jolly nei minuti finali. Cioè, Nonostante si sia giocato a di Brescia, è riuscita sempre a rimanere in scia e poi nel finale, eh, un po' con De Nicola, un po' con Brooks, perché quando poi Brooks segna la partita cambia dal punto di vista tattico. Eh, lo stesso Moraschini eh, a turno hanno dato una grossa mano a Watt che è stato diciamo, invece il giocatore su cui Brescia non ha mai avuto risposta, nel senso che Brescia. Watt l'ha patito eh, probabilmente anche un po' per scelta tecnica perché comunque se, se esci forte sulla palla qualcosa sul roll devi concedere e su quello Watt è bravissimo a giocare eh, Brescia ha poco da recriminare nel senso che ha avuto tanto da quasi tutti i suoi giocatori cardini perché alla fine della Valle ha fatto una buona partita Massimo Orga ha risposto Cuono ha fatto un'altra ottima partita ed ormai siamo a diverse partite positive ehm ha avuto modo anche di inserire Nikolic che magari arriverà poi ha avuto ottime risposte da Kenny Gabriel eh, forse è mancato un po' Cobbins al tiro anche se ha fatto la solita parola di sostanza Ecco, diciamo che se proprio devo trovare un piccolo pilone all'uovo è forse la, la fase realizzativa di Cobbins ma per il resto Brescia ha giocato bene, ha imposto il suo ritmo ha gradito la partita Venezia la parola lunga è venuta fuori ne, ha avute, ne aveva forse di più di variazione da fare, quindi alla fine nel finale quando è riuscita a rompere meglio i pick and roll di Brescia, è riuscita a riabbassare il ritmo della partita, a riandare da watt, eh, lì allora a questo punto la partita è girata, alla fine Venezia l'ha vinta. Eh, la partita è stata bella, concordo con voi, è stata molto interessante dal punto di vista tattico, però alla fine si è vista la differenza fra chi ha un roster più lungo e soprattutto ce li ha tutti perché... Venezia ha potuto assorbire anche la brutta partita di Granger e di Freeman mentre Brescia chiaramente sappiamo che ha dei problemi senza Petruccelli perché sappiamo che ormai è anche importante dal punto di vista di offensivo. E quindi in una partita punto a punto sono dettagli che hanno fatto la differenza, esatto. Petruccelli e che comunque due, ah. due titolari del quintetto base, insomma, non, non è roba da poco. Ecco, insomma. Secondo me è stata appunto una bella partita. Entrambi gli allenatori l'hanno definito uno spot per il basket. Magari non per 40 minuti, ma quella è un'opinione personale. Però. però quello ci sta. Insomma, Brescia ha finito la benzina. Comunque, i due citati, Copenhagen e Petruccelli in settimana sono stati sostituiti eh, perché Brescia ha acquistato eh, Nikolic, che ha già esordito. E, eh, e Taylor che invece in, presumo che esordirà forse già mercoledì non sappiamo eh, sicuramente sarà domenica prossima contro la Virtus eh, e quindi insomma credo che sia un bel messaggio per Brescia perché vuol dire che mh, anche se in Coppa sta andando male anche se in campionato magari non sei tra le prime eh, però non si molla, ecco, quindi gli infortuni sono stati sostituiti, ovviamente il mercato è quello che è in questo momento. Eh, Taylor è una sorta di scommessa se vogliamo, però stava facendo molto bene eh, in Grecia. Eh, mentre Nicoli ce lo conosciamo abbastanza bene, ormai grande esperienza in Italia, e affidare le chiavi in, di una squadra a un giocatore di quel calibro, comunque insomma. Per, è quel, credo che sia la migliore opzione possibile per Brescia in questo momento ecco. non beh, so cosa ne pensate voi ma... beh sì, vabbè. poi comunque c'è da considerare che cioè, la formula dell'Eurocup permette comunque a una squadra anche se non fa una stagione regolare strepitosa comunque di alla fine andare avanti e di giocarsi poi le sue eventuali carte al netto del fatto che Brescia non è certo partita per vincere l'Eurocup eh, però comunque poi cioè, la fase è calda sarà molto più avanti cioè adesso alla fine considerando che comunque in, 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 nei gironi ne passano 8 su 10 adesso che okay, Brescia è nona però comunque ha le carte sicuramente in regola facendo un fidotto magari un po' più... Eh, C'è cioè magari due o tre vittorie che, comunque, secondo me è possibile per il talento a disposizione comunque di Brescia eh, per poter comunque giocarsela anche lì e magari provare qualche sorpresa o qualche magari, eh, eh, risultato eh di prestigio quando arriverà la fase diciamo ad eliminazione diretta in campionato comunque siamo ancora molto diciamo all'inizio del, del campionato è vero che sono state giocate dieci giornate però comunque Brescia è, è lì e si, è, è sicuramente è, gioca per entrare nelle final eight comunque a pari punti con, con le squadre che adesso sono settima e ottava e Quindi di conseguenza tutte le carte per poter andare per poter raggiungere diciamo alcuni suoi obiettivi della stagione. Il fatto, appunto, come dicevi tu, che siano stati subito diciamo sostituiti prontamente gli infortunati vuol dire che comunque è un messaggio importante a, a, nel dire, cioè, noi ci siamo, la società c'è, e, 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 vogliamo adesso poi ovviamente vedere alcuni risultati. Eh. Esatto, Stefano, avevi qualcos'altro? Sì, due cose abbastanza veloci, nel senso che sono curioso di vedere i due innesti, eh, soprattutto a livello di tattico, perché potrebbe anche essere un'idea per alleggerire un po' il carico della gestione della palla da, da Della Valle che ogni tanto chiaramente nei finali un po' fatica perché chiaramente è il centro delle attenzioni difensive, quindi deve un attimo respirare. È anche vero che lui in carriera, forse fino adesso ha fatto fatica quando non è stato costantemente con la palla in mano. Quindi, magari c'è un equilibrio da trovare. Chiaramente Nicolic e Taylor sono due giocatori abbastanza diversi. Nicolic, però mi sembra molto interessante. E a livello proprio di floor general può dare una grossa mano, a un attacco che comunque già gira bene, quindi eh, è facilitato nell'inserimento. Sull'Eurocap poi vediamo: nel senso che è vero che Brescia non sta andando benissimo. Ha pagato gli infortuni, perché sappiamo che lì il livello comunque è abbastanza buono. E anche vero che per il format in cui ne passano 8 su 10, è magari è sufficiente rimanere in quota per poi magari dare la zampata verso la fine, nel senso che non è un. Per l'assurdo è molto più urgente, so che fa ridere, ma così fare i risultati in campionato perché in Eurocup eh, abbiamo visto l'anno scorso che Trento era uno, insomma, uno aveva vinta una partita, ma due giornate alla fine era ancora in corsa per qualificarsi. Quindi con questa formula, diciamo che c'è il tempo anche di assorbire risultati negativi. Ecco. Sì, sì, tra l'altro, io avrò la presentazione di Nicolic. E magro l'ha detto, comunque i nostri obiettivi rimangono quelli, quindi eh, arrivare alle Final eight è una cosa che ci teniamo, insomma poi è chiaro che immagino che nessuno si strappi i capelli o distrugga qualcosa se, se non lo raggiungi, però rimane quello e, e anche in Eurocap di far bene, altrimenti non avresti preso questi due giocatori e saresti rimasto così che comunque... È... Ti arrabattavi in qualche modo. Invece, eh, Sì, Nikolic è interessantissimo perché comunque può riudare quella rapidità anche nel. perché comunque Conus stava facendo gli straordinari, le sta facendo molto bene. però, ecco, non, non è un play puro, ecco, non è uno, un trattatore di palla eccezionale. Eh, e quindi il condividere magari insomma. Il, il dare la palla a uno come Nikolic che, che lo, lo fa da sempre eh, mi sembra un'ottima idea e lo stesso Taylor che comunque è un tiratore che non ha bisogno di avere troppo la palla in mano da quanto ho capito perché comunque anche io lo conosco molto poco eh, però può aprire spazi e quindi i vari ADV, Messingburg ne possono guadagnare quindi insomma anche tatticamente anche io sono d'accordo sul fatto che sono interessanti, poi vedremo, starà magro metterli in campo e, insomma, e, e far vedere il vero valore di Brescia e chissà, vedremo nei, nei prossimi giorni. Insomma, e, direi che possiamo passare al, alla domenica, dove c'è stata Milano Reggio. Magari non c'è troppo da dire, però insomma, direi che. Uh, non c'è troppo da dire perché, comunque, la differenza soprattutto in questo momento dove Reggio senza Cinciarini insomma è molto penalizzata. Eh, insomma, non aveva un play, un play puro, ma eh, al di là del play puro, insomma, non aveva un, un trattatore di palla di livello. Insomma, perché, perché insomma si è arrabattata per come poteva. e Credo che la differenza tecnica sia stata troppa. Ecco poi non so, immagino che voi due l'avete vista, quindi avrete sicuramente qualcosa in più da dire. Ma uh, vado io. Okay. Dai, vai, dopo vado io. Dopo. Eh sì, ma, eh sì, cioè, ob ob obiettivamente c'era una differenza notevole pur in, in un momento in cui sicuramente Milano non sta benissimo, anche se il campionato di verità sta vincendo nettamente tutte le partite che sta giocando. Eh, non, eh, cioè, ovviamente c'è una, una differenza troppo elevata, aumentata ancora di più appunto dall'assenza di Cinciarini, e anche nonostante il cambio di guida tecnica che magari spesso può portare a una scossa così, cioè, obiettivamente non, il Reggio non aveva le carte per, pro, per pro, poter provare a giocarsela eh, con, eh, in, eh, in queste condizioni. A Milano. Milano ha fatto il suo, ha vinto la partita nettamente senza, rischi, senza mai rischiare mai, mai dare l'impressione di poter andare in difficoltà, ha avuto qualche risposta interessante da, soprattutto da Ricci, che è comunque un giocatore che viene utilizzato un po' a, a, a fasi alterne. E ieri ha dato una, una bella una bella risposta che un giorno che è stato chiamato in causa molto ha avuto il rientro di Tonut che è un giocatore che sicuramente potrà dare eh, qualcosa di interessante, cioè sia in campionato ma anche in Eurolega, per come si era visto prima dell'infortunio che comunque aveva dato delle buone eh, informazioni, delle buone sensazioni. E niente ha confermato, secondo me, che Davis ormai è. È entrato definitivamente diciamo all'interno di questa squadra dopo le difficoltà dell'inizio della stagione, e lo stesso si può dire di Cabarro: che comunque al di là dei, del minuto e mezzo di follia, diciamo, chiamiamola così, o comunque di, er di errori che ha fatto nel finale ad Atene. Eh, alla fine è, è il giocatore che da quando è arrivato, sta comunque rendendo più de de degli altri sia in campionato che. In Eurolega. Poi, per il resto, è difficile dare tante altre grandi indicazioni da questa partita, se non che appunto, vista, questo, la, la sconfitta della Virtus si è cioè, pari e, e quindi inizierà probabilmente il duello atteso da tutti per, per vincere diciamo, la, la stagione regolare, anche se poi abbiamo visto gli altri anni, che alla fine non è che sia questa cosa fondamentale per poter poi vincere la fine. Esatto, però in LBA si staranno sfregando le mani in vista del il 2 di gennaio, mi sembra. Sì, sì, sì. il 2 di gennaio. sto eh, so sperando che, che <ride> si arrivino in forma entrambe, che non sia come l'ultima volta. So. <ride> Stefano? Sì, allora non, non aggiungo molto rispetto a quello che ha già detto Fabio, nel senso che per Milano è stata una sgambata in parte perché il momento non è dei migliori in parte perché Milano si deve anche un attimo gestire in attesa del doppio turno e sicuramente non era questa la partita che poteva dare segnali positivi su una eventuale relazione di Milano perché eh, chiaramente la differenza era troppa Reggio Emilia era già in un momento non facile oltretutto ieri aveva Cincerini in panchina semplicemente per onore di firma ma non ha giocato quindi aveva anche eh, fuori l'unica opzione di gioco credibile che ha in questo momento eh, hanno provato a tenere botta nel primo tempo eh, un po' su qualche errore di estrazione di Milano e sono riusciti a rimanere in scia chiudendo anche a meno 10 l'intervallo Olisevicius e Vitali hanno provato un po' con, con, con Vitale, tirando da 3, Olizevici sto tirando da 2, a rimanere in scia, Hopkins ha provato a battagliare un po' sui tabelloni, intanto che ha fatto una doppia doppia, però la prima reale spallata di Milano è finita la partita, quindi c'è po poco da dire se Reggio già faceva fatica a costruire azioni senza cin con Cinciarini eh, contro una difesa che comunque è valida perché Milano è una difesa valida anche in Eurolega. A maggior ragione in campionato, è andata ancora più in difficoltà. Dal punto di vista di Milano, posso solo notare che Davis è finalmente una stagione, ma soprattutto gli hanno tolto quelle ricezioni in post basso statiche che abbiamo visto non erano nelle sue corde e sostanzialmente la sua stagione lì è svoltata perché si è trovato in situazioni più dinamiche. Meno, meno leggibili, meno, meno, meno brutte da vedere, anche quindi diciamo che possiamo dire che Davis è arrivato nella stagione. Ecco. E mi accodo sul discorso di Cabarone: nel senso che adesso sta anche facendo magari cose che non sono le sue corde, quindi facendo anche il trattatore di palla, perché in questo momento c'è solo Mitrulon che lo può fare. Al netto gli errori di, di, di giovedì sera che purtroppo hanno rovinato una partita che è stata ottima dal suo punto di vista, però è un giocatore che sicuramente ha uno sviluppo molto interessante a livello europeo e quindi gli darei fiducia da qui alla fine perché può essere magari l'opzione in più quando magari Milano avrà un minimo di, di, come dire, di rotazione più, più gestibile perché magari recupera qualche infortunato. Sono contento di aver, rivisto, di aver rivisto Tonut, anche per lui forse rientrare in una partita poco impegnativa come quella di ieri era esatto. un'ottima cosa per riprendere un po' il ritmo partita senza necessariamente spremersi più di tanto. Ecco, comunque direi che è stata un'ottima sgambata per Milano. Reggio l'aveva probabilmente messa in conto di perdere, quindi è finita come tutti si attendevano. Ecco. E dicevamo appunto che di Reggio... Eh, Reggio eh, era sul mercato perché comunque insomma era evidente che serviva indipendentemente dall'infortunio del Cincia che il Cincia non possa gestire il doppio impegno eh, così tanti minuti e quindi eh, Reggio sul mercato ha pescato RJ Nembard eh, e è una presa allora io non lo conosco benissimo però ha una presa interessante, un play guard americano eh, che viene dalla G League. In G League hanno uh, numeri importanti. Eh, allora, la cosa che mi fa un po' strano è che non ha esperienza europea e inserire in questo momento un giocatore senza esperienza europea è un una cosa particolare. Ecco. Sicuramente ci vuole coraggio. Ecco. Eh, però, ecco. Se guardiamo i numeri, se guardiamo il talento, sicuramente non gli manca. Eh, vedremo, vedremo. Eh, ne approfitto, visto che stiamo parlando di mercato, per ricordarvi di eh, iscrivervi alla, alla nostra chat premium, eh, nella quale ci sono esperti, come per quanto riguarda il mercato c'è Orazio Cauchi, il nostro Paxer, che salutiamo, che ha anche il suo podcast il mercoledì. Insomma, lui spesso ci, eh, ci dà... Ci dà informazioni appunto di mercato, ci anticipa cose, eh, perché comunque il mercato ormai si fa in qualsiasi momento dell'anno e, e gli infortuni lo sappiamo sono all'ordine del giorno. Eh, poi abbiamo Silvio Correas, che è un arbitro che con esperienza, grandissima esperienza, e visto quelle che combinano gli arbitri <ride> è uno dei più gettonati. <ride> Eh, nella nostra chat, eh, c'è Nicola Alberani, che è anche lui insomma, eh, che sta eh, facendo il dirigente a Strasburgo. Insomma, quindi insomma, eh, tanta roba e grande esperienza anche in Italia. E, insomma, Lorenzo Neri, il bro, che fa anche parte della redazione, insomma, occasione assolutamente da non perdere. Vi ricordo che lo si può fare sia con abbonamento, ma anche gratuitamente. Basta collegare il vostro account di Prime a Twitch, al nostro canale Twitch, e poi e il gioco è fatto. Insomma, poi basta avvisare il direttore Simone. Eh, Stefano avevi qualcos'altro? Mm. Sì, mi aggrego al discorso della, della chat premium, quindi citando poi proprio sul nuovo innesto di Reggio il, il bro, quindi Lorenzo Neri per, per chi non lo conoscesse è che effettivamente come l'ha descritto lui è un giocatore di talento, è un, un gran realizzatore è un giocatore che anche può giocare il pick and roll, quindi secondo me è un innesto Fatto proprio per mettere dentro talento puro nel roster di Reggio Media che in questo momento fa fatica a creare, creare vantaggi. Quindi è un giocatore che è da vedere, perché poi chiaramente quando il tuo giocatore lo vedi sempre in un contesto di g League devi poi capire come si può calare nel contesto europeo. Non credo comunque gli chiederanno cose diverse da quelle che fa in G League, quindi, ossia, fare canestro e generare vantaggi dal pick and roll, però. Sappiamo che poi il salto in Europa può essere o negativo ma anche positivo perché magari scopriamo caratteristiche che non conoscevamo. Quindi è un innesto fatto per alzare il livello del talento di Reggio e quindi avere anche magari qualcuno che possa innescare Olive Vicius e Vitali che invece senza palla si sanno comportare molto bene. Esatto, esatto. No? Molto interessante e serviva come il pane direi. Questo innesto per Reggio. Eh, la partita successiva, rimaniamo cronologicamente: eh, Pesaro Varese che era in diretta su, su Dimax ed è stato un bello spot secondo me per il basket. Adesso probabilmente avrà avuto pessimi ascolti perché purtroppo va un po' così. Eh, però ecco, immagino che chi l'ha vista si è divertito. Punteggi alti. Uh, due delle squadre che in questo momento uh, probabilmente giocano la migliore pallacanestro, comunque stanno, sono sicuramente le due rivelazioni del campionato. Questo mi sento di dirlo. Uh, Pesaro ha cercato di cavalcare uh, soprattutto il gioco in post, quindi Kravic, Ciaralampopulos, uh, anche Totè, uh, perché è un'arma tattica che insomma sulla quale Varese un po' soffre perché ha lunghi piuttosto dinamici e, e quindi insomma Repesa che è una vecchia volpe sa benissimo eh, come comportarsi in queste situazioni e in certi momenti Pesaro ha accettato i ritmi di Varese, quindi ha corso e, e è stata al gioco di Varese, in certi altri invece ha cercato di, di ragionare, eh, quindi Pallamoretti, eh, insomma, un po' di pick and roll, un po' di eh, varie situazioni, e ha tirato comunque con ottime percentuali, insomma, il solito super cheatam che ormai qualsiasi cosa tira gli entra, io non ho <ride> un po' il dente avvelenato con lui perché ha distrutto Brescia però, però obiettivamente è gran talento e si sa far canestro poi tra l'altro un 2,8 metri otto, visto, cioè, sono proprio rimasto cioè, a fisico talento, tiro tanta roba e Moretti che, che si sta veramente prendendo la squadra per mano insomma Partita dopo partita, è una sicurezza, gioca con la, con la calma. Gioca, poi è sempre stato tiratore anche fin dai tempi di Treviso, del college. Insomma, ora sta trovando quella fiducia che probabilmente gli mancava. E, e quindi un signor giocatore, insomma, un bel vedere. Varese ha fatto ovviamente il suo solito gioco, quindi transizione, corsa, triple, abolito il mid range, eh, ritmi altissimi. Eh, mi è piaciuto anche il fatto che hanno dato minuti, diversi minuti a Librizzi, che comunque è un giovanissimo, anche Virginio. Buttate nella mischia non nel garbage time, ma proprio durante la partita. Durante pochi minuti però insomma il coinvolgere anche questi giovanissimi mi è piaciuto in difesa secondo me ha sofferto molto le spazzature di pesaro e i già citati lunghi perché insomma non, non c'era nessuno che poteva tenere Kravic eh, e, e quindi hanno sofferto ecco da questo punto di vista perché Wenzel uh, Lungo dinamico Caruso sì un po di stazza ce l'ha però insomma non è il suo, non è ancora troppo competente in difesa. Ti piazza qualche stoppata, ma deve crescere molto in difesa mentre in attacco, insomma, tanta roba. E... Un'altra cosa che mi è piaciuta di Varese è che è sempre andata un po' per la sua strada: nel senso che, uh, ok, cambiavano le situazioni, uh, per Reggio si. Eh, Reggio, scusate. Pesaro, Pesaro, insomma, li metteva in difficoltà, però Coach Brassi non ha perso la calma. Ha continuato a dire i suoi corriamo, continuiamo a fare il nostro gioco e, e comunque è arrivata lì. Poi ecco, bella partita, punteggi alti, un bello spot. E, quindi, insomma. Mi sono divertito, ecco, guardandola. Poi, spero, spero che anche che qualcuno l'abbia vista. E, e, Stefano, ti do la cedo la parola. Allora, aggiungo una cosa soltanto: nel senso che io l'ho vista a tratti, non l'ho vista tutta, quindi non mi dilungherò troppo. La sensazione che ho avuto vedendo qualche spezzone è che Varese ehm, abbia trovato una squadra che ama anche lei giocare a ritmo alto perché Pesa un'altra squadra che corre bene che in aggiunta aveva anche opzioni in più rispetto al corri e tira quindi come ha citato te giustamente il post basso usato con Kravice e con Caralan ehm, Populos ma fatto in situazioni dinamiche direttamente dalla transizione quindi non un post leggibile per Varese eh, cosa che invece solitamente fa molto bene perché Varese è abituato a avere gente che l'attacca in poste e spesso è pronta su quella situazione lì, eh, scusate, sì, Barese, mentre eh, Pesaro l'ha fatto proprio bene, nel senso che non gli ha mai dato modo di riempire l'area perché arrivava sempre dalla situazione dinamica di transizione, attaccava dal posto, ribaltava e poi ripartiva. Poi, sul resto mi accodo a quanto hai detto, Tennis, che fra Moretti, Citam, eh, insomma, c'è stata una gran partita dal punto di vista realizzativo. Varese, ho visto che hanno fatto i numeri Brown e Johnson, però ecco, diciamo che ha trovato la squadra capace di giocare sul suo terreno, anche se magari non gioca a un ritmo così estremo, perché Varese fa mm. proprio un ritmo estremo, però è sì. eh, una squadra che a quel ritmo sapeva giocare, infatti ha risposto con delle opzioni in più e infatti, ha vinto una partita molto bella, molto tirata, ma comunque che a livello tattico, secondo me ha, ha sempre condotto Pesaro. Sì, sono d'accordo, sì, sì. E no, mh, lì probabilmente, tra l'altro, secondo me mh, a mia memoria è la prima partita in cui eh, in cui Varese va in difficoltà, ovviamente escluse le big, ecco. E Pesaro bella dimostrazione, bella Bella inizione di fiducia, secondo me, perché battere, battere Varese in questo momento? E, adesso non, non vorrei esagerare dicendo statement game, però ecco, sicuramente è una, un, un, una bella inizione di fiducia. Inizione cioè, di fiducia che c'è stata anche per un fanalino di coda che, eh, che è Scafati. Che insomma, da quando è arrivato Kaya ha cambiato un po' di cose e ha messo, ha messo un po' in subuglio insomma, la sorpresa sicuramente del, della, della giornata della nostra giornata di LBA perché insomma, sfido chiunque di voi ok siamo in vista del doppio turno di Eurolega però quando mai la Virtus si risparmia cioè non, non ci credo ecco, non eh, direi che sono tanti tanti meriti di Scafati eh, lascerei la parola a Fabio che l'ha vista un po' più attentamente di me, <ride> no? Beh, sicuramente cioè, Scafatti ecco, la, la, la prima cosa che mi viene da dire è che è entrata in campo credendoci, cioè, sin da, diciamo, dall'inizio mi è sembrata una squadra che cioè, non era arrivata a Bologna per cercare di perdere il meno possibile, cioè, cioè, comunque di fare una, una figura dignitosa ma è una squadra che comunque è, è entrata in campo per giocarsela poi ovvio che probabilmente anche loro si aspettavano che a un certo punto magari la Virtus mettesse in risalto il, migliore, il, ma, il maggior talento e andasse magari anche via però mi, questa mi sembra già una squadra cioè una, una notizia importante al di là di pochi ovviamente poi il risultato finale è un'iniezione di fiducia clamorosa per Scafati però già il fatto di andare sul campo della capolista, di quella, della squadra comunque favorita insieme a Milano, della, della squadra, di una squadra di Eurolega e eh, entrare e dire ma sì giochiamo questa partita e vediamo, e, e vediamo poi alla fine com'è andata è già un, un passo importante e in questo credo che sicuramente ci sia molto di Caia, che è sempre stato un allenatore... Che di certo non ha mai giocato le partite per cercare di prenderne di meno, ma comunque eh, per, per provare a dare eh, un'impronta e provare comunque a giocarsi le partite. Poi, vabbè, poi, ovviamente, tante volte poi, lasciando comunque poi eventualmente spazio al miglior eh, al maggior talento delle rivali più forti. E poi comunque c'è da dire che in generale. Cioè, Scafatti secondo me ha una, una, una buona squadra, cioè non è uno squadrone però comunque ha una squadra studio, di giocatori con una buona esperienza perché parla, parlando di Logan, parlando di Stone cioè sono giocatori che comunque sanno giocare le determinate partite e le hanno giocate più volte nel corso della loro, della loro carriera la società oltre a cambiare allenatore ha comunque deciso di dare un in, uno sprint maggiore a una squadra che probabilmente aveva delle mancanze, cioè con alcuni innesti, l'ultimo è stato quello di Okoye, che è stato probabilmente il migliore in campo ieri, eh, subito al debutto, e quindi cioè, mi sembra che Scafati sia una squadra che potrà provare forse anche a sorprendere, a sorprendere, non solo a... Cercare i, i, tre, i quei punti che serviranno per la permanenza in A. Poi è ovvio che siamo ancora a dicembre, è ancora lunghissima la stagione, bisogna vedere tante cose. Però, secondo me, è una squadra che potrebbe anche sorprendere, e non solo per la vittoria di ieri. Per quanto riguarda la Virtus, credo che un po' può essere che abbia magari sottovalutato l'impegno, era entrata in campo, dicendo sì, vabbè, comunque alla fine vinceremo e poi magari sta anche iniziando un po' a pagare quella disabitudine a giocare l'Eurolega, cioè perché comunque a un certo punto magari l'inizio è, è, è tutto, cioè, comunque ti dà quella carica, ti dà questo l'entusiasmo di giocare determinate partite, anche ottenere delle vittorie importanti come ha vinto a Madrid, come ha vinto a Milano, cioè comunque però poi a un certo punto l'Eurolega se non sei abituato ti, 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 ti dà il conto, perché comunque quando inizi a giocare partite di una fisicità estrema tutte le settimane, tante volte con doppio turno, magari anche prendendo delle batoste come quella che ha preso la Virtus venerdì, che poi ti possono lasciare anche qualche scoria a livello psicologico, ecco, poi non è magari scontato che riesci in campionato. A, a giocare al 100%, comunque a mettere in mostra la tua superiorità, soprattutto se magari incontri, appunto, una squadra come Scafati che dice: No, ma noi arriviamo lì vediamo, vediamo cosa succede. Se, se va, magari possiamo anche provare a giocarselo, a metterli in difficoltà. E secondo me, alla fine, eh, questo è successo. Poi, ovviamente, la Virtus ha anche dei problemi di infortuni adesso, cioè quindi, comunque, cioè, anche quelli incidono. O, eh, e, se, e questo credo che comunque sia un po' un, light, un motivo anche delle, delle prossime uscite, magari della Virtus, che comunque deve, deve proprio fare i conti con questo doppio impegno che fino all'anno scorso non aveva, aveva, vero. Giocava l'Eurocup, giocava l'Europa per vincere, però, non è decisamente la stessa cosa, nonostante l'anno scorso eh, l'Eurolega, cioè l'Eurocup aveva. aveva un livello molto alto anche se abbiamo visto comunque alla fine della Virtus tant'è che l'anno scorso in Eurocup non aveva fatto grandissime cose nel, nella, prima, nella prima fase però poi ha, ha, ha dato tutto, è arrivata nella condizione eh, migliore al momento decisivo e l'ha vinta cioè. eh sì, tra l'altro gli infortuni della Virtus eh, stavo pensando o -ye -ye. non so mai come si pronuncia <ride> eh, che è un se vogliamo un tre ogele, eh, ogele. ok ogele. Grazie a <ride> eh, abbas che comunque eh, quest'anno non, non si è ancora visto praticamente però anche lui eh, insomma tutti eh, probabilmente rischi in questo momento di sovraccaricare anche kyle Williams, che è l'unico adesso Prendiamo la parola tre come insomma tre di ruolo. Ecco per quanto può avere significato questa cosa. Ovviamente Cordinier può dare una mano. Eh, è fortunato anche lui, o non ha giocato per scelta tecnica, eh, no, è scelta tecnica perché scelta ha tecnica, giocato, eh, ha messo dentro Shengelia che deve prendere ritmo. Probabilmente anche per preservarlo, giustamente, perché comunque insomma, esterni fisici non ne ha. Troppi la Virtus eh, e quindi rischi di andare un po' in, eh, in deficit da questo punto di vista, eh, Stefano. Ti lascio sulla partita di Bologna. C'è un dato su tutti che salta all'occhio ieri Scaffate ha tirato col 50% da 3 perché ha fatto 4 su 7 o 2 su 3 Lembe e 5 su 8 Logan Scafati ha trovato la serata al tiro eh, buona figlia anche comunque di una costruzione di tiri ottimi e ha punito qualsiasi scelta difensiva della Virtus e soprattutto ha abusato del fatto che eh, Scariolo per via delle assenze sugli esterni ha dovuto tenere per tanti minuti Megnon e Bellinelli che dal punto di vista difensivo sono molto attaccabili, a volte anche insieme. È chiaro che se Bellinelli in 20 minuti non produce punti diventa un deficit difensivo enorme, e su quello Kaia era troppo furbo per, una, per non battere e insistere su quel punto lì. Diciamo che la, la partita penso che abbia avuto sicuramente dei demeriti della Virtus, ma grandissimi meriti scaffati perché l'ha interpretata in maniera perfetta sembrava eh, forse in difficoltà perché era partita abbastanza male e, però poi ha lucrato benissimo su quei sei minuti di secondo quarto dove la Virtus non ha più fatto canestro e lì ha preso fiducia, ha preso ritmo e ha capito che era fattibile questa vittoria la Virtus probabilmente come avete detto voi ha pagato le, le scorie dell'Eurolega probabilmente anche il fatto che ha giocato venerdì ad Atene e probabilmente sarà arrivata sabato a Bologna e poi si è se è messa a giocare domenica pomeriggio non ha aiutato probabilmente anche poi beccare un meno 40 non ha aiutato però, la, cioè, però Scafatti ha fatto una partita secondo me ci stupisce perché consemo, consideriamo ancora Scafatti probabilmente squadra della salvezza però se occoglie questo che si aggiunge a Logan in bro a lunga rotazione italiani e anche eh, Rossato che secondo me può, è uno che può crescere con l'anno della stagione, insomma è e anche qualcosa in più della salvezza, e quindi magari questa vittoria è molto meno casuale di quello che possiamo pensare. E poi vabbè, Kaya poi è probabilmente l'allenatore perfetto per questa situazione qua, anzi, probabilmente è tanti anni che non aveva così tanto talento a disposizione da usare, e se quindi riesce a mettere quel talento in un contesto di squadra e in più lo fa anche difendere come lui solitamente fa difendere le sue squadre eh, allora Scafatti è molto molto interessante sono assolutamente d'accordo sì sì perché poi cioè, Okoi okay, a questo livello è tanta roba cioè per una squadra di insomma, di medio basso livello comunque per una neopromossa eh, ma lo stesso Logan se deve giocare poco insomma se non deve avere il doppio impegno eh, ancora il suo perché, eh, insomma, eh, Stone per quanto quest'anno mi stia convincendo poco, però giocatore di assoluto livello, No, no, a livello di roster ci siamo e, e Kaya massimo esperto di queste situazioni di salvezze. Quindi, eh, che gli vuoi dire? Insomma, buon per Scafati e, e sorpresone. Ed ora vedremo un po' come ne. Come, come ne usciranno dal doppio impegno le, le due italiane, insomma, incrociamo le dita. E... Però, rimanendo in LBA, dico due cosine su Trieste, Brindisi, poi magari diamo un po' spazio anche alle domande, nel frattempo se voi volete, eh, se voi ascoltatori ne avete altre, ecco, scrivete che così gli ultimi minuti li dedichiamo a voi. Eh, dunque... Trieste mh, è partita anche benino, secondo me, eh, o comunque non mi era dispiaciuto, mh, giocando di squadra, mh, condividendo, passandosi la palla, eh, insomma, un inizio positivo, poi però ha subito tantissimo l'intensità di Brindisi, il talento di Brindisi, e ha attaccato veramente, veramente male. Adesso, eh, Trieste ha tirato col 30% dal campo, eh, 58% è libero. Vabbè, quello insomma, però eh, insomma, con percentuali così difficilmente vinci. Se poi di fronte hai una squadra come Brindisi, eh, che magari non gioca, magari un basket uh, splendido, però a livello di talento, ragazzi. Brindisi, a livello di talento individuale, Barnell è un fisicamente sovrasta quasi tutti nell'EBA eh, Bowman, Reid, talento non manca di certo, eh, hanno lungo poi come Perkins che quando è in serata, perché non sempre, eh, però quando è in serata se non è illegale poco ci manca, insomma, perché adesso allarga il campo, tira da fuori, ha eh, gioco interno, ha tante skill, ha tante, proprio, sa fare tante cose. E le fa decisamente bene. E, e poi c'è Mascolo che è forse è quello che dà un po' ordine a tutto, dà un po' senso a tutto, perché comunque sono tutti giocatori che vogliono tanto la palla in mano, che giocatore appunto di talento, eh, però, insomma, Vitucci sta trovando un po' la quadra a questa, a questa situazione, ecco, a, quella, a, questa, a questa Brindisi che ha vinto meritatamente. Poi ecco. Eh, Trieste dopo l'inizio diciamo di campionato eh, brutto ha avuto una bella ripresa adesso probabilmente deve un attimo insomma il suo livello comunque il suo livello è salvarsi poi chiaro che dipenderà molto dalle serate anche di, di Bartley di Gaines insomma. Ecco, Davis ha giocato piuttosto male quindi insomma eh, a livello di playmaking eh, lasciare tutto nelle mani di Ruzier eh, insomma un pochino ti limita ecco eh, però ecco, tutto sommato insomma, non, eh, non è una bocciatura definitiva ecco per Trieste Trieste ha comunque il suo perché eh, e soprattutto se levato quelle più forti perché ha avuto un calendario iniziale tremendo Trieste l'ha beccato tutte le più forti in sequenza e penso che fatta fuori brindisi abbia finito almeno adesso ha delle squadre un po' più abbordabili ecco Esatto, perché, esatto perché Trieste quindi... le ha già beccate tutte. Ha beccato Venezia, Milano, Bologna, eh, Brescia, Brindisi, eh, adesso sicuramente me ne dimentico qualcuna, però ho avuto. Se uno va a vedere il calendario di, di Trieste è, è pauroso, ok. Allora, allora, dunque, vabbè, le altre partite, insomma, se ci sono domande, se no, io su lascerei anche un attimo. Lasciare anche un attimo andare, allora questa qui di Maggiolino nel Prato. Bellinelli, che ha 3-4 anni in meno di Logan, sembra meno tonico e meno reattivo, e di due sono dei pari ruolo. A proposito, il solo Bellinelli vale come tutta Scafati, compreso il fisioterapista. Vabbè, sulla parte diciamo economica, non, non entro nel merito perché, comunque, eh, non sono so un sacco acquisto... Sì, esatto, non sono soldi nostri. Quindi il dottor Zanetti li ha e li spende come gli pare. Eh, no, allora è vero che l'età è quella, però, se andiamo a vedere la carriera di Belinelli è un altro tipo di carriera rispetto a quella di Logan. Perché dover essere sul pezzo in NBA per. Adesso non so quanti, comunque sicuramente più di 10, quasi 15, mi sa. Adesso non, non so quanti anni ha fatto in NBA Bellinelli, ma 10 tutti. Eh, dopo, dove, dopo controllo, eh, vuol dire fare stagioni? Innanzitutto da 80 passapartite, cosa che è il doppio che in Europa. Quindi non dico che valgono due anni dell'Europa, però adesso quasi, adesso sto banalizzando, eh, però insomma. Non, e Di un livello decisamente diverso da quello rispetto a quello italiano, dove magari Logan, per, tipo quest'anno, può giocare un giorno ogni sette che fa la differenza. Bellinelli sta giocando un giorno ogni due o tre eh, quindi questo sicuramente fa la differenza. Poi, chiaro. Il, il calo fisico mi sembra evidente, sarebbe, eh, sarebbe falso negarlo e non, non, sono insomma, non, non lo sto certamente negando, sto solo dicendo che ha qualche attenuante in più rispetto a Logan, ecco, per rimanere, ma possiamo fare l'esempio di Moss, possiamo fare adesso Cinciarini che magari, non dico che si è riposato a Milano, però ha avuto magari due anni sicuramente meno provanti rispetto a a quelli a due anni in NBA di Bellinelli, quello credo che si può sicuramente dire. Non so cosa ne pensate voi. Beh, no, sì, sicuramente, ovviamente un po' il calo fisico, diciamo che tra l'altro però Bellinelli è stata una giornata no ieri, perché comunque in campionato a Eurolega non sta giocando praticamente mai. Però in campionato è andato in doppia cifra 7 partite su 10, la settimana scorsa ne aveva fatti 21 a Varese, quindi comunque non sta proprio cioè, facendo così male. Cioè, ieri è stata una giornata assolutamente no, una giornata in cui non gli, non gli è entrato il tiro, infatti ha chiuso con 0 su 6 e sappiamo che è diciamo che un giocatore che se non gli entra il tiro fa un po' più fatica diciamo, a, a riuscire ad, a, ad essere... Eh, importante diciamo comunque produttivo per la squadra però tutto sommato mi sembra che la stagione italiana sia stata sia per il momento buona sicuramente di Bellinelli Scariolo ha deciso che per il momento non è un, non è un giocatore eh, su cui vuole puntare diciamo in Eurolega bisognerà vedere se continuerà a, far, a, a giocare, cioè, a pensarlo in questa maniera, penso comunque si apprenderà ad utilizzarlo in questa maniera, quindi facendolo diventare il, il giocatore, diciamo, da, de, della serie A, eh, però eh, comunque sicuramente sì, ovviamente un, un, co, un po' di calo fisico c'è cioè, di sicuro, anche gli anni passano per tutti e anche per lui a un certo punto arrivano, ecco. Eh sì. Stefano. La risposta è: eh, sono andato a recuperare ah, eh, diciamo, la, la carriera di Bellinelli. Lui è in NBA dal 2007, perché lui eh. è andato a Golden State nel 2007, scelto al draft e ha finito praticamente a novembre 2020, cioè appena finita la bolla di, Orla di, sì, di Orlando lui è stato in NBA sagodiani quindi è quella la risposta principale mm -hmm. Bellinelli ha un chilometraggio rispetto a Logan molto molto più alto perché comunque è vero che era diventato un giocatore di rotazione, un tiratore, uno specialista però ragazzi sono 82 partite di stagione regolare e Bellinelli comunque ha fatto anche delle stagioni dove ha fatto i playoff perché l'anno mm. i Bulls, i due anni a San Antonio l'anno a Philadelphia cioè ha Fatto anche delle stagioni dove è andato i playoff, ha vinto il titolo, quindi non ha giocato solo le 82 partite, ne ha giocate anche 100 e passa nella stagione, e quello inevitabilmente incide su una, sulla, sul fisico di un giocatore di 35-36 o quanti ne hanno, me lo ricordo. Logan poi è anche proprio un giocatore eh, leggermente diverso rispetto a Bellinelli, perché Bellinelli in questo momento, rispetto a quando era giovane, è sostanzialmente un tiratore off the ball, non è un giocatore che ha creazione dal palleggio, non è un giocatore a cui fai creare vantaggi con la palla in mano, cosa che invece Logan fa e quindi magari ti dà anche l'idea che Logan sia un po' più fresco perché ha anche quell'aspetto lì del gioco che invece Bellinelli non ha. Però, come avete detto voi, Bellinelli in campionato eh, forse ha toppato la prima partita quest'anno in Eurolega probabilmente non è più una situazione tale per cui può avere un ampio minutaggio. Magari durante il corso della stagione diventerà più uno specialista. Però, diciamo che fare i confronti tra i giocatori, con carriere diverse, usura diversa, caratteristiche fisiche diverse, perché poi fisicamente sono anche abbastanza diverse. Perché Brinelli è molto più pesante di Logan dal punto di vista fisico. Insomma, è sempre un po' azzardato. Ecco, eh, sì, eh sì. Eh... E è uno dei motivi per cui, comunque, cioè, tra l'altro, a tutta questa cosa aggiungiamoci la nazionale, che eh, spesso sentiamo anche discorsi. Eh, ma come fa Melli a rifiutare? Adesso dico Melli perché è l'ultimo, ma eh, è non è andato in nazionale per riposarsi. Eh, è così, ragazzi. Cioè, il basket moderno eh, è, molto, è decisamente usurante non fermarsi mai. Eh, non fermarsi mai è un... Uh, non è... insomma, per il fisico, il fisico poi ne risente, poi c'è chi resiste, c'è chi gioca ha giocato fino a 40 anni, per carità, cioè, ci sono le eccezioni, però, ecco, non, non, uh, eh, non si può, è difficile paragonare i giocatori, mm, spesso ci sono delle scusanti, ecco, io quando... Magari di primo acchito da tifoso, perché anch'io ovviamente tifo la nazionale sono contento di vorrei vedere sempre i migliori così. Però, il, nel momento in cui da Tom dice: mi prendo una pausa, non, o lo dice Bellinelli, o lo dice Gallinari: insomma, chiunque lo dica, magari di, lì per lì certo che mi dispiace, però questi devono comunque pensare anche alla loro carriera, al fatto che non smettono domani di giocare, ma quello è il loro lavoro. Quindi rischiare gente, soprattutto che, quelli che ho citato, comunque di base ci sono sempre andati in nazionale, quindi non è che si sono tirati indietro così. E quindi è un po'. insomma, si fa fatica, almeno faccio fatica a dire. Questo fa bene, questo fa male, quindi c'è anche questa cosa, comunque. Che eh, soprattutto quest'anno, tra l'altro, che la nazionale il ritiro della nazionale è iniziato prestissimo. Quindi, cioè, io mi immagino Melli praticamente non si è mai riposato: cioè, ha fatto forse 15 giorni, correggetemi voi, dopo i playoff, e poi subito BAM in nazionale. Ritiro, e un mese di ritiro, e poi europei, e poi eh, supercoppa, campionato, Eurolega. Chi più ne ha più ne metta. Allora, vediamo una domanda su Trento. Guardando la classifica, mi sorprende Trento, che, che secondo me gioca malissimo sia in campionato che in coppa. La sua posizione mi sorprende, come quello di Venezia, che secondo me è un roster. Eh, un roster ottimo, molto ben strutturato, con cambi validi in ogni ruolo. Eh, allora, Trento, sì, è un pochettino deludente, soprattutto in Coppa che ne ha vinta una, mi sembra adesso anche brescia ne abbia vinta ha due brescia quindi insomma <ride> però ecco um, eh, trento forse c'è anche la, il fatto che ci viene da due anni così ecco almeno in coppa due anni che eh, che è un po così eh, allora non lo so dovrei rivederla meglio non so se voi l'avete vista meglio trento mi convince a me mi convince a metà. Mi piace il fatto che ci siano comunque due italiani importanti nelle guardie nei ruoli dove spesso si affida si dà le chiavi agli americani, che, quindi comunque il fatto che spagnolo e eh, oddio, non mi viene il nome. Eh, eh, spagnolo e l'altra guardia di Trento. Aiutatemi. Forai. Eh, scusa, Flaccadori Flaccadori ogni esatto. tanto delle amnesi. insomma, che ci siano eh, questi due italiani in ruoli importanti, molto bello, molto positivo, eh, però ecco, forse il gioco sta un po', forse gli manca qualcosina anche nella costruzione, secondo me, del roster. Non so cosa ne pensate voi riguardo Trento. Trento per me ha un problema che è corta cioè molto corta quindi appena Flaccadori e Spagnolo calano leggermente, non hai grosse alternative perché poi a livello di, di play dalla panchina gli esce Forrai che per quanto si impegni comincia a avere i suoi anni non puoi pensare che sia ancora lui a trascinarti e oltretutto sia il tuo fattore difensivo e anche il tuo fattore offensivo forse ha Bucato qualcosa a livello di americani, perché comunque abbiamo Crawford, che però sta andando molto in altalena in questo inizio di stagione. È un giocatore che probabilmente eh, anche lui ha vissuto un po' di renta sulla stagione che ha fatto con, con Sacchetti. Che tendenzialmente fa rendere i giocatori molto più di quello che è loro reale valore. E per il resto, poi comunque abbiamo Lockett, abbiamo. Oh, Atkins, che sono giocatori interessanti ma non così forti da spostarti particolarmente. È una squadra che secondo me ha delle cose positive, adesso cioè che quando riesce a giocare la sua pallacanestro può anche vincere le partite ed è molto legata appunto a Flaccadori e Spagnolo. Se loro due riescono a produrre palle in mano, allora hai una Trento. Quando loro due non producono, ne hai un'altra. Questa è un po' l'impressione che ho avuto vedendo Trento quest'anno. sia campionato che in Eurocup quindi penso che il loro problema principale sia quello hanno poche alternative e poi quindi questi due gli spremi fra campionato e coppa e quindi inevitabilmente hai dei momenti in cui vanno giù e vanno giù per davvero Fabio qualcosa da dire tu su Trento diciamo che sono più o meno d'accordo cioè non è che lo a non è che l'ho vista in maniera così continuativa per, però mi sembra che più o meno l'idea è quella, cioè che è appunto una cosa che è legata molto alle, alle prestazioni dei due italiani principali e un po' ovviamente alla, a un roster che comunque non è, è lunghissimo e quindi quando tipo ieri non c'era spagnolo e Crawford una un giornata no che chiude con solo i tre punti, ovviamente diventa difficile che, che possa fare molto di più di quanto ha fatto ieri ecco. mm -mm. sono d'accordo anch'io direi che siamo l'oretta l'abbiamo passata quindi se non avete qualcosa di particolare potremmo anche chiuderla qui, ah, sì. vai Stefano aggiungo solo una cosa sul discorso nazionale che da quello che dicevamo prima eh, il problema secondo me nostro c'è un po' la concezione che se un giocatore salta la nazionale è per egoismo perché noi abbiamo questa cosa che la nazionale è sacra e non devi mai saltarla. A maggior ragione se vai a far le pulci a gente come Bellinelli da Tome che le hanno sempre fatte perché Bellinelli la prima competizione che ha saltato sono state le Olimpiadi dell'anno scorso, del 2021, cioè poi le va fatte tutte. Idem da Tome e da Tome l'abbiamo visto quest'anno. Cosa, cosa ha voluto dire a 35 anni, 36 quanti ne ha rispondere alla convocazione e poi arrivare all'inizio della stagione che era praticamente sulle gambe e non ha ancora giocato, e considerando che alla fine chi meglio di un atleta conosce il proprio corpo, non stai a fare le pulce, gente che insomma con il proprio corpo ci lavora, è un po' brutto detto così, eh, sì. però, <ride> sì, 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 però è alla fine sono atleti. Ma... D'altronde <ride> a 20 anni le fai anche le, i filotti di, di stagione così, a 35, 36 no poi conta anche la, la storia clinica del giocatore però non farei le pulci a gente che ha sempre risposto non la farei nemmeno a chi non ci va mai perché tanto è una scelta ma sì ma sì poi ecco Dai, diciamo che eh, abbiamo citato prima spagnolo c'è cioè, però dall'Alba berlino insomma adesso sta iniziando a arrivare quella generazione lì e quindi dobbiamo puntare su di loro e ben vengano insomma, dai, è un problema relativo, ecco se Bellinelli non, non gioca più in nazionale o da Toma non giocherà più, insomma, eh, perché insomma qualcosa si sta muovendo anche a livello giovanile, ma ne parleremo magari, magari nelle, prossime, nelle prossime puntate. Io direi che vi saluto, ragazzi, è stato un piacere e ci diamo l'appuntamento a lunedì prossimo ciao Stefano ciao, ciao a tutti e ciao Fabio ciao ciao un saluto a tutti e a lunedì prossimo buon basket a tutti ciao ciao